Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi 20 dicembre e quindi 20° video del nostro calendario dell'avvento computazionale. Andiamo al Bene, eccoci qui. Oggi non voglio fare un progetto con Scratch. Oggi voglio mostrarvi uno strumento, diciamo è un gioco, però si può utilizzare anche come strumento didattico per fare del coding. Sto parlando di Mindtest. Cos'è Mindtest? È una versione open source gratuita di Minecraft. Cioè è un clone gratuito che si può scaricare dal sito mindtest.net e che ci permette di fare un sacco di cose simili a Minecraft. Ora, io non conosco bene Minecraft, non so bene quali siano le dinamiche del gioco, però so che c'è la possibilità di costruire delle cose utilizzando dei cubi. Ora, con i cubi noi possiamo creare una sorta di pixel art in 3D. Minecraft è un gioco a pagamento che può servire per fare questa sorta di coding con la pixel art in 3D, ma Mindtest fa esattamente la stessa cosa, però gratuitamente. Quindi vediamo questo programma. Come ho detto prima, andando sul sito mindtest.net si può andare a scaricare il programma. Quindi, download. Si sceglie il sistema operativo che si sta utilizzando, io utilizzo macOS, e si procede all'installazione. Ora, per Windows c'è da scaricare il pacchetto da installare, per Linux ci sono le varie istruzioni per la versione di Linux, FreeBSD lasciamo perdere, tanto ipotizzo che nessuno di voi lo stia utilizzando. Per quanto riguarda macOS invece c'è un sistema che si chiama Brew che viene utilizzato per l'installazione. Siccome questo sistema certe volte può avere insomma dei problemini, io per praticità vado su questa pagina, GitHub Mindtest, eventualmente vi lascio in descrizione l'indirizzo, e scarico il pacchetto installabile direttamente. Anche se è una versione un po' vecchia non fa niente, così taglio comunque molto i tempi. E proprio per questo, tanto ognuno ha il proprio sistema operativo, non c'è bisogno neanche che vi mostri come andare a installarlo. Perché tanto poi ognuno se lo installa in base a quelle che sono le logiche del proprio sistema operativo. Quindi diamo per buono che Mindtest sia installato e andiamo a vedere come funziona. Eccolo qua, andiamo a creare un nuovo mondo. Qui possiamo scegliere varie opzioni, generatore di mappe, il tipo di gioco, insomma io non ne capisco neanche granché. Seme casuale, una cosa scritta a caso, e scriviamo qui mondo o quello che vogliamo. Creare, ok, mondo creato, andiamo a giocare. Bene, come vedete è un mondo molto molto simile a quello che può essere il mondo di Minecraft. Bene, esc. Andiamo a cercare ora un disegnino molto molto semplice da realizzare in pixel art. E quindi cerco pixel art su Google e ottengo vari risultati. Diciamo che una cosa del genere potrebbe andar bene. Quindi per fare questo ho bisogno di blocchi bianchi, blocchi neri, blocchi gialli. Torniamo su Mindtest. Continua. Premo il tasto I e ottengo un inventario con tutti gli oggetti che ho a disposizione. Quindi prendo il blocco bianco, che mi servirà per fare le parti bianche, il blocco nero, che mi servirà per le parti nere, e un blocco giallo, che mi servirà per le parti gialle. Bene, I ancora, e andiamo a iniziare a creare il nostro gioco. Questo lo spostiamo qua, e andiamo a procedere. Quindi seleziono col numero 1, perché è il primo blocco, il blocco bianco, che poi tanto bianco non è, ma tanto noi stiamo facendo solo una prova. Dobbiamo mettere 5 blocchi bianchi, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Come sempre io ho un po' di difficoltà a muovermi col microfono in mezzo alle braccia, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ora, altri 5 neri. Quindi, tasto 2, seleziono il nero, 1, 2, 3, 4 e 5. Questo non va bene. Ecco qua, e 5. Abbiamo risolto l'errore che abbiamo fatto. Poi, 1, 2, 3, 4, 5, altri 5 bianchi. Quindi, tasto 1, passo al cubo bianco e facciamo 1, 2, 3... 4. Oh no. Vabbè. 4 e 5. Ok. Molto bene. Con la barra spaziatrice salto e con il tasto destro poggio i cubi.
con invece il tasto sinistro li rompo. Quindi qui c'era un gradino di cui non mi ero accorto, abbiamo livellato aggiungendo dei cubi. Ora continuo la mia opera, ma andando avanti in fretta, così non stiamo a perdere troppo tempo. Ok, a questo punto ci potrà capitare di dover eventualmente volare. Io non conosco bene i comandi di Mindtest, però ho visto che andando sulla lettera T si può scrivere un codice che permette al nostro giocatore di avere dei privilegi. Siccome non so bene come funzionano queste cose, io glieli abilito tutti e poi si vedrà. Per abilitare tutti i privilegi bisogna digitare slash grant single player, quindi, e poi all, tutti i privilegi. Probabilmente al posto di all bisognerà scrivere fly, ma a me non mi interessa. Glieli abilitiamo tutti. Ok, ecco qua, abilitati. Ora se vado sul tasto K posso abilitare tutti i movimenti, e se vado sulla barra spaziatrice cliccando due volte posso volare. Molto bene. Ecco qua, io non sono bravissimo nell'utilizzo di questi giochi, però alla fine ce l'ho fatta. Ora, non so neanche bene come scendere a terra. Vabbè, scendiamo in maniera brutale, va? Ok. E comunque abbiamo creato una pixel art dello smile che stavamo guardando. Chiaramente è fatto da cubi, quindi è tridimensionale. Se vado all'altra parte vedo l'altro lato, il lato opposto del mio disegno, e basta. Molto bene, spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi chiedo di lasciare un like, fatemi sapere se Mindtest è uno strumento che vi può interessare per scopi didattici. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Noi ci vediamo domani con un nuovo video del nostro calendario dell'avvento. Un saluto a tutti!